Cozumel, Messico, gran finale delle ITU World Triathlon Series. 56 le atlete al via di questa ultima tappa delle WTS. La lotta per il titolo è serrata. L'atleta di Bermuda Flora Duffy è in testa alla classifica generale, ma per vincere deve comunque battere o essere subito dietro la neocampionessa olimpica detentrice della corona mondiale, la statunitense Gwen Jorgensen. Sarà dura per Flora Duffy, che però comincia subito forte nella frazione a nuoto nelle calde acque dell'oceano, dove assieme alle britanniche Jessica Learmonth e Lucy Hall arriva in T1 con un discreto vantaggio. Gwen Jorgensen è subito dietro, sappiamo che la specialità della Jorgensen è la corsa, quindi la statunitense deve rimanere a contatto con l'atleta di Bermuda fino all'ultima frazione. Il trio di fuggitive prende un buon ritmo, mentre dietro è proprio la Jorgensen a trascinare le inseguitrici per non perdere troppo il contatto con il gruppetto di testa. Flora Duffy comunque sulle due ruote spinge forte e arriva in T2 con un vantaggio di 1 minuto e 17 secondi sulla Jorgensen. Effettua il cambio abbastanza velocemente e comincia ad affrontare la ultima frazione di questa entusiasmante stagione di WTS. Gwen Jorgensen arriva in T2 alla ricerca della doppietta, oro olimpico e titolo mondiale, una cosa che non è mai riuscita a nessun atleta finora. Ma per farlo deve andare all'inseguimento di Flora Duffy, che nel mentre ha già staccato le due compagne di fuga, Lucy Hall e Jessica Learmonth, tenendo il proprio ritmo. Dietro di lei la Jorgensen comincia la sua progressione. Stacca le compagne di inseguimento e inesorabilmente arriva a raggiungere anche la Hall e la Learmonth, anche se Flora Duffy sembra essere ancora lontana. Si arriva al rifornimento e l'atleta di Bermuda non sembra avere alcuna intenzione di mollare, tenendo sempre sott'occhio i movimenti della Jorgensen nella curva del circuito di Cozumel. Si arriva all'ultimo giro, si arriva alle ultime centinaia di metri per Flora Duffy, che ormai si rende conto che la Jorgensen non riuscirà a prenderla, e tra il pubblico cominciano a spuntare le bandiere di Bermuda. La Duffy ne prende una e se la porta nel rush finale fino al traguardo. Con questa grande vittoria la Duffy si aggiudica il titolo mondiale WTS, battendo la super favorita Jorgensen, che però ha sempre dichiarato che la sua priorità della stagione era la conquista dell'oro olimpico. Gwen Jorgensen è seconda e al terzo posto la sorprendente australiana Charlotte McShane, che batte allo sprint Elena Jenkins. Molto bene per le azzurre Anna Maria Mazzetti, che conclude con un ottimo dodicesimo posto, grazie anche ad una consistente frazione finale di gara. Meno fortunata l'azzurra Charlotte Bonin, che nonostante la buona gara condotta fino agli ultimi 5 km di corsa, è stata vittima di un colpo di calore da concluso 31esima. Sentiamo la campionessa Flora Duffy. Sono senza parole, non so nemmeno cosa sta succedendo. Ho sempre sperato di avere una giornata perfetta e la giornata perfetta è arrivata esattamente nel momento in cui più la volevo. C'era tanta pressione e ora non so più cosa dire. Un applauso per la campiona Jenny Animo Mexico.